Buongiorno, siamo oggi con il professor Paolo Curatolo. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore è direttore dell'unità di neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata di Roma e parliamo oggi di una sindrome che riguarda molti bambini, è la sindrome della Tourette. In forma più o meno sfumata, i tic nei bambini sappiamo quanto siano una cosa abbastanza comune. Inquadriamo intanto la patologia proprio per capire quando si può parlare di sindrome e poi tra l'altro viene anche un po' da lontano perché Tourette quando la identificò siamo fine 800, Sì, esattamente. quindi. Quando parliamo di sindrome di Gilles de la Tourette, parliamo appunto di una condizione che era stata definita alla fine dell'Ottocento Ecco. a Parigi da un neurologo francese, il quale, proprio caratterizzando questi tic ripetuti e molto invalidanti, aveva parlato di un disturbo di tipo psichico per le conoscenze di allora. Oggi sappiamo molto bene che questa sindrome ha invece un'origine neurobiologica, è un disturbo neurologico che si caratterizza appunto per la presenza di tic che sono all'inizio motori e poi si complicano, si possono complicare con dei tic di tipo fonatorio. L'aspetto interessante è appunto quello di seguirne diciamo, la comparsa e l'evoluzione nel tempo, perché diciamo, i tic di tipo transitorio, i tic motori, sono una patologia molto frequente nei bambini, un 5-10% dei bambini può avere nell'arco della sua infanzia, della sua adolescenza, dei momenti in cui può avere transitoriamente dei tic. Quando parliamo invece di sindrome di Gilles de la Tourette, parliamo di un disturbo cronico caratterizzato appunto da tic ripetuti, anche se ci può essere una fluttuazione. La storia di questi bambini è che generalmente, non tutti, ma diciamo un sottogruppo importante, comincia a essere abbastanza iperattivo da bambino molto piccolo e ha dei sintomi sfumati di disturbo da deficit di attenzione con iperattività. Ma verso i 5-7 anni, quindi siamo proprio all'inizio delle scuole elementari, cominciano ad avere dei movimenti involontari. I tic sono dei movimenti involontari che il soggetto non A riesce a controllare. controllare, per cui ha bisogno di muoversi in modo obbligatorio. Sono all'inizio molto sottili, possono essere solamente uno sbattimento di occhi, qualche piccola smorfia con la bocca oppure diciamo dei movimenti con la spalla o con il collo, ecco, sono generalmente facciali o diciamo del capo e del collo e tendono un pochino a complicarsi nell'arco di un pochino di tempo e successivamente intorno tra gli 8 e gli 11 anni, quindi siamo diciamo quasi alla fine dell'elementare, all'ingresso nelle medie. Cominciano ad esserci dei tic invece di tipo fonatorio, un po' diciamo tipo uno schiarimento della gola, un qualche verso, diciamo così, come fosse una tosse stizzosa un po' particolare, che vanno a complicare l'andamento dei tic motori. Il problema è che, diciamo, molto spesso non viene riconosciuta questo tipo di patologia, i bambini vengono solo presi così per nervosi e quindi vengono poi derisi nell'ambito del loro gruppo classe. Le cause che determinano questo tipo di patologia sono ancora oggi non ben conosciute, certamente giocano molto dei fattori genetici, per cui spesso si trovano anche dei genitori che hanno molto in piccolo una qualche sfumata Manifestazione. manifestazione di tipo ticcoso. Giocano anche degli altri fattori come quelli ambientali. C'è un'ipotesi anche di tipo autoimmune con un'infezione streptococcica che può, diciamo, essere secondaria a tonsilliti o a infezioni streptococciche molto comuni. E, ecco, quindi c'è una costellazione di cause multifattoriali, ma l'andamento appunto nel tempo dei tic che non sono trattati è, diciamo, in un terzo dei casi tendono a migliorare generalmente appunto verso l'adolescenza. E, diciamo, in 2/3 dei casi tendono a essere stabili o anche ad aggravarsi nel tempo. E anche
si può, diciamo, aggiungere qualche altro sintomo più di tipo psichiatrico, come ad esempio delle idee fisse, compulsive, ossessive. Quindi si viene a creare un disturbo di tipo ossessivo-compulsivo che un po', diciamo, fa parte del corteo sintomatologico. Quindi questo porta un'ulteriore complicazione. Per quanto riguarda la terapia, chiaramente il disturbo deve essere riconosciuto il prima possibile in modo da mettere in atto un piano d'aiuto che sia efficace. Ma intanto la terapia si comincia con un trattamento di tipo educativo, perché ci sono degli aspetti che possono accentuare i tic, come ad esempio lo stress sociale, andare a scuola e avere un'interrogazione, trovarsi in una situazione di stress con degli amici nel gruppo dei coetanei, e invece degli altri fattori che possono in qualche modo ridurre spontaneamente la frequenza dei tic. Il soggetto, ad esempio, intanto può riprodurre volontariamente il tipo di tic che fa, ma generalmente racconta che, soprattutto quando è adolescente, ragazzo un po' più grande, racconta che i tic sono in qualche modo preceduti da un segno premonitore. Un segno premonitore che è un bisogno che il soggetto sente, un bisogno impellente, costrittivo, di dover eseguire un certo tipo di movimento necessariamente, quindi o alzare una spalla di colpo in modo ripetuto o fare un certo tipo di tic anche più complesso. L'esecuzione del movimento, che diciamo è proprio necessaria al soggetto per scaricare in qualche modo una sorta di tensione interna che lui ha, per cui è l'esecuzione stessa del movimento che in qualche modo allenta, riduce la tensione interna del soggetto, salvo poi a ripeterlo qualche secondo dopo. Quindi c'è questa situazione. L'attenzione e, diciamo, l'interesse specifico, o un particolare tipo di attività in cui il soggetto è particolarmente coinvolto, possono ridurre invece La il frequenza tic, della la crisi. frequenza dei tic, per cui ci sono dei periodi liberi da crisi, quando il soggetto si sente coinvolto positivamente in qualche tipo di attività che richiede una sua attenzione. Diciamo, è un controllo centrale Centrale, rispetto al certo. movimento che è sottocorticale, e questo ha, diciamo, un valore inibitorio, diciamo, sul tic stesso. Nel momento in cui il soggetto invece si annoia, ritorna a fare il tic. E qui, per esempio, ci sono dei ragazzi che hanno dei tic motori anche complessi, però nel momento in cui sono in bicicletta riescono benissimo a andare Coordinare il avanti, a movimento, coordinare bene i movimenti. Nel momento in cui scendono dalla bicicletta hanno riprende. subito questo tipo di che, se fosse capitato mentre stavano correndo in bicicletta, sarebbero certamente caduti. Ecco, quindi ci sono degli elementi, diciamo, che possono essere di aiuto. E quindi la terapia inizia con una terapia appunto di tipo educativo. Questi ragazzi non devono essere sgridati, non bisogna dirgli stai fermo, perché lo fanno in un modo involontario. È opportuno che i genitori, che la famiglia mantenga un atteggiamento un po' di tipo neutrale rispetto al tic. Non, i genitori non devono farsi vedere infastiditi o, diciamo, turbati, ecco, ma lo devono considerare un modo di comportarsi del ragazzo che non deve avere nessuna connotazione Non deve essere negativa o sottolineato, sì. sottolinearla in un modo particolare. Ci sono naturalmente delle tecniche di rilassamento che possono aiutare a controllare la tensione. Ci sono delle modalità anche, diciamo, di condizionamento operante, delle modalità comportamentali in cui si cerca di educare il soggetto quando sente il segno premonitore, a cercare di inibire, diciamo, a sciogliere in un altro modo la tensione interna. Dopo aver adottato queste opzioni,
di tipo psicologico, quindi non farmacologiche, se i tic però persistono e continuano e disturbano il funzionamento adattivo nella vita sociale del bambino, occorre iniziare una terapia farmacologica con dei farmaci che sono di tipo neurolettico, e questi farmaci agiscono a livello del neurotrasmettitore che è la dopamina nelle aree interessate, che sono le aree frontali e striatali del cervello. I medicinali che possono avere qualche effetto collaterale in termini di un lievamento di sonnolenza, possono portare dei movimenti extrapiramidali, diciamo, come effetti collaterali, in realtà però sono efficaci nel ridurre la frequenza dei movimenti ticcosi, anche se a volte non riescono totalmente a liberare il soggetto da questi movimenti fastidiosi. E la cosa importante è naturalmente, diciamo, l'aspetto sociale dell'inserimento nel gruppo, perché quello che spesso succede già nelle classi elementari, soprattutto se la classe non è ben preparata alla problematica, e questi ragazzi vengono scherniti, derisi, isolati, presi in giro, e quindi isolati, e quindi tendono a, diciamo, perdere un po' gli amici e a vivere spesso in famiglia in situazioni, quindi, diciamo, un po' di isolamento dal contesto sociale. Questo li penalizza molto, perché sono invece dei ragazzi normodotati, diciamo, a volte anche creativi e brillanti, che possono far bene, in genere hanno un buon rendimento scolastico, ma il rendimento scolastico viene poi inficiato dal fatto che cade un po' la motivazione ad andare a scuola, perché il confronto con gli altri è molto deludente. Quindi occorre considerare, diciamo, in qualche modo una presa in carico globale del paziente, della sua, del bambino e della sua famiglia, diciamo, tenendo conto di poter utilizzare al meglio le opzioni non farmacologiche e farmacologiche, ma anche con molti consigli, diciamo, di tipo psicoeducativo e sociale. E se questo è vero per i bambini, che comunque c'è una problematica sociale, altrettanto vero per le persone adulte che non abbiano poi superato il problema, perché ci sono dei casi soprattutto più gravi in cui magari anche una coprolalia piuttosto che dei movimenti ticcosi sono sicuramente invalidanti per una vita di relazione, una vita lavorativa, perché chiaramente in un adulto forse si nota ancora di più. Sì, il problema appunto può tendere a persistere e generalmente è cronico, e quindi si perpetua nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta, con proprio questo tipo di problematiche, in cui a volte si sovrappone anche una coprolalia, che è praticamente l'espressione, diciamo, verbale di parole socialmente censurabili e quindi non adatte a un contesto sociale. Quindi il soggetto del tutto involontariamente non può fare a meno di dire qualcosa che non è accettato dal punto di vista sociale, che quindi lo pone in una situazione anche difficile nel contesto anche lavorativo, ad esempio, quindi facendolo anche escludere da alcuni incarichi. Magari, diciamo, a contatto col pubblico. Chiaramente. Il contatto col pubblico, ad esempio, è certamente inficiato. C'è da dire che, essendo appunto i soggetti adulti in generale con Tourette molto intelligenti, riescono a trovare dei meccanismi anche di compenso dal punto di vista motorio rispetto ai loro tic, che in qualche modo rientrano quando sentono che stanno per avere il tic, perché hanno appunto questi sintomi premonitori che nell'adulto sono più importanti ed evidenti, riescono in qualche modo a camuffare il movimento involontario in una sorta di gestualità che in un contesto lavorativo, ad esempio, può essere un pochino più mascherata e accettata. Professore, la ringraziamo moltissimo, e soprattutto credo che dalla nostra conversazione venga fuori l'importanza di un'informazione a livello familiare, scolastico, per far sì che il bambino non senta il peso di una condizione che, se spiegata, può essere accettata molto facilmente. Eh sì, questo appunto è l'aspetto fondamentale, quello di cercare di ridurre
informando il disagio sociale ed emotivo che questi bambini e questi adolescenti possono avere nell'ambito scolastico e un domani poi nell'ambito lavorativo. Quindi Certo. conoscere è sempre molto importante. Bene. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, buona giornata.